Olè, ombre! Oggi vi saluto così, qui a Mariolino Superstar. E vi spiego il perché. Perché oggi è il compleanno di una grandissima attrice che ha iniziato a muovere i primi passi cinematografici con uno dei più grandi registi che c'è in circolazione, Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar l'ha messa sulla retta via. Poi ovviamente lei ha camminato con le sue gambette. Oggi è una delle attrici più richieste a Hollywood. Pensate che prende 60 milioni di dollari a film. E ha lavorato con i più grandi in assoluto. Ha lavorato con Johnny Depp, ha lavorato con Benicio del Toro. È una sorella che però è meno famosa di lei, però insieme hanno fatto una linea di borse per signore. E io sto parlando di Penelope Cruz, che oggi, pensate un po', compie la bellezza di 47 anni. In genere l'età di una donna non si dice. Però una volta vogliamo essere cafoni. E la cafoneria è gratuita qui, a Mariolino Superstar. Ogni tanto ci sta essere un po' cafoni. Nella vita bisogna esserlo. Non sempre, ma con galanteria e bon ton. E quindi lei ha recitato in un film della serie di Pirati dei Caraibi, sostituendo la collega Keira Knightley, impegnata in un altro film. Sempre con Johnny Depp l'abbiamo vista nel bellissimo Blow, dove ragazzi, ha fatto un'interpretazione a dir poco magistrale. Che Blow di Ted Damme, fratello di Jonathan. Io appena l'ho visto la prima volta sono rimasto basito, ho detto, ma che interpretazione ha fatto? Cosa ha fatto? Cioè, fatemelo capire voi, che oltretutto è tratto da una storia vera. E nel film c'era anche uno straordinario Ray Liotta, che ho fatto stento fatica a riconoscerlo perché l'hanno truccato veramente bene. Ed è anche un po' leggermente invecchiato. E vabbè, gli anni passano per tutti. Però, che interpretazione mi ha fatto Penelope Cruz in Blow? Cioè, stupefacente alla fine. L'ho vista anche in Lezioni d'amore. L'ho vista in Volver. Cioè, in tantissimi film. E Penelope Cruz, ragazzi miei, gran stacco di ragazza. Che se io ce l'avessi qua davanti, gli chiederei l'autografo, con bacio qua. Anzi no, meglio qua. Con tutto il dovuto rispetto. Peccato so che la sorella Monica non è agli stessi livelli di lei, perché Monica Cruz ha fatto pochissimi film rispetto alla sorella. Lei fa altro, fa anche qualche volta i telefilm, è più dedito per quello. Ecco, in parole povere. E noi di, come si dice, di Mariolino Superstar gli vogliamo fare tantissimi auguri per i suoi 47 anni. Tanti auguri di buon compleanno, Penelope. Tanti auguri, augurissimi, issimissimissimi, ma proprio issimi. Io ti mando un besitos col corazon.
Bene, se questo video vi è piaciuto, io beh, a questo punto vi dico, mettete un like, un mi piace, ovviamente, scrivete quello che volete, io vi risponderò e ovviamente io vi aspetto alla prox.